Milano, il 9-6-2018, promossa da CUP, SGP, SICOBAS, SLAI COBAS e USAIT, tenuto conto della relazione introduttiva integrata al dibattito, conferma la necessità di lanciare una vasta campagna di assemblee da almeno 1000 aziende su tutto il territorio nazionale e nel maggior numero di città, grandi e piccole, per dibattere sui temi proposti da mettere al centro di una forte iniziativa di mobilitazione che in autunno porti ad uno sciopero generale grande e partecipato. Di nuovo, di fronte al nuovo governo, il cui programma si presenta con tratti fortemente contrari agli interessi dei lavoratori e degli strati popolari, vedi flat tax, che toglie ai poveri per dare ai ricchi, reintroduzione dei voucher, mantenimento del Job Act, oltre alla campagna anti-immigrati per dividere i lavoratori, è arrivato il momento di porre al centro le necessità dei lavoratori a partire da un lavoro stabile e tutelato, alla democrazia nei luoghi di lavoro, a salari e orari di lavoro che permettono di vivere una vita dignitosa. Nel totale silenzio di partiti e sindacati tocca a noi, nei limiti delle nostre possibilità, impugnare la bandiera delle mobilitazioni e della lotta. Tocca a noi chiamare all'azione e ricominciare a costruire un fronte di resistenza e di rivendicazione a partire dalle proposte che abbiamo elaborato e sottoposte alla discussione. Salario, welfare, contrattazione e rappresentanza, nuovo modello contrattuale, rappresentanza nei luoghi di lavoro, diritto di sciopero, conciliazione lavoro produttivo e riproduttivo, orario ed organizzazione del lavoro, pensioni, diritto alla casa, sicurezza sul lavoro, guerra, migranti. Questa la mettiamo in votazione a questa assemblea e speriamo che venga approvata. Chi è d'accordo alzi la mano. Non fai pirra. Due mani, chi è contrario? Astenuti? Uno. Beh, all'unanimità quasi meno uno astenuto. Ma punto di riproduzione, conciliazione lavoro famiglia. Dobbiamo già affrontare. Passiamo all'altra mozione. Dov'è Battista?